l'iniziativa che sono stato costretto a pia davanti a una polemica di una violenza rara. Non si tratta mica di un affare di yoga ballo, quando si leggono certi propositi, insulti di sicuro, ma di noi chiama a commettere crimini per via di un'appartenenza alla nostra comunità. Ci deradio semplicemente quel famoso hashtag «Mort au Corse». Attacchi contro i corsi ce n'è stato di voi anni e anni, ma una campagna d'odio come questa era un pezzo che si vedeva più. Infatti, per trovare una situazione simile, c'è una regolare eseguita di disfatta di 1870. All'epoca, i nostri compatrioti erano accusati di essere responsabili di un comportamento di Napoleone III per via di origine corse. Facebook e Twitter non esistiano ancora, hashtag non ce n'era, ma i libri di storia ci insegnano che i giornali ribiavano lo stesso motto che odia Moro Corse. E come non bastano mica le parole e i scritti, pogrom anticorsi furono organizzati. Ramintemo per indetto che in Marsiglia qualche disgraziato furono lampati in mare e in Parigi due corsi, Vincenzini e Poli, furono buttati in dazena, come un secolo dopo Brahim Bouaram, per le stesse ragioni, il razzismo e l'imbecillità che vanno spesso per padio. In una tale situazione di sicuro, questo razzismo e questa imbecillità possono essere esperti in le due gambe. A differenza è che il razzismo antifrancese, come il razzismo antimagrebino o l'antisemitismo, possono essere condannati dai tribunali e anche di grazia. Ma il razzismo contro i corsi no, che la Corte di Cassazione ha deciso di 2001, che i corsi non facevano mica parte di categorie protette dalla legge di 1881. I magistrati si sono arrimbati all'arresto di un Consiglio Costituzionale di 1991 che aveva annullato la nozione di popolo corso. Dunque, assente i giudici, i più famosi di Francia, come non esiste mica il popolo corso, si può dire o scrivere n'importa che non tra i corsi. Per conto mio, come Presidente dell'Assemblea di Corsica, ho ricevuto parecchie chiamate o scritti per domandarmi di cercare a fare qualcosa per far rispettare i diritti morali dei corsi. A un grado di formazione sono sempre stato convinto che il diritto era stato inventato per regolare i rapporti in società e per questo che mi è parso utile di fare di maniera che il diritto piegasse a piazza degli insulti e forse domani dei corpi. Adio dunque chiamato l'Auga di Corsi di Vastia, da Iaccio e anche da Marinla, a costituisce un collettivo per assicurare la protezione legale dei corsi, come quella che esiste per gli altri popoli e confessioni religiose. Adio invitato di noi, presidenti dei gruppi di questa assemblea, quelli di maggiorità e di un gruppo andà per domani, hanno accettato di partecipare a di martia. In conto all'Auga di parecchie decine hanno risposto a Modiamma, e avremmo cominciato a lavorare su questo problema. L'idea sarebbe di ingaggiare attorno a processi contro quelli che insultano i corsi, di provare a far cambiare la posizione della Corte di Cassazione e, se non è possibile, di far cambiare la posizione della Corte di Cassazione, di andarsi in una Corte europea dei diritti dell'uomo. Altra possibilità, domandare ai sei parlamentari di Corsica d'approntare una proposta di legge per cambiare il testo di 1881 a pro della protezione di comunità territoriale e culturale. Ecco ciò che mi è parso utile di va, non si tratta manco appena di una dimartia aggressiva o di vittimizzazione. Il scopo è naturalmente d'appaggiare la situazione e di va che i corsi siano divisi dal diritto, che mi pare l'ernese o più logico, o più efficace e o più sicuro a adubra in società. Informe radio a nostra assemblea dell'evoluzione di ciò che è per noi più che un cartolare. Ringraziabile.